Ci sono persone alle quali una vita intera non basta e per questo ne vivono più di una. Ad esempio, c'è chi si trova a essere giovane medico e ad introdurre nella medicina e chirurgia di quel tempo delle nuove tecniche che rivoluzionano sul territorio del Basso Lazio il concetto di ortopedia. E poi si presta alla politica, diventando sindaco del comune capoluogo. Quando pensano che abbia concluso anche questa vita, torna in prima linea nella medicina e alla fine torna anche in politica, come ha fatto il dottor Paolo Fanelli. Dottore, vogliamo partire dall'inizio o dalla fine? Perché la narrazione, insomma, oggi ci propone non pochi elementi. Partiamo dalla fine? Partiamo dalla fine. Figa. Beh, partiamo allora da pochi giorni fa a Frosinone. Paolo Fanelli viene nominato presidente onorario di Fratelli d'Italia nella città di Frosinone, che non è un riconoscimento, un pennacchio che gli viene dato honoris causa, ma è una mossa con un significato politico ben preciso, che adesso vedremo. Ma prima mi dice perché ha accettato? Dunque, diciamo che durante questo periodo della pandemia, ma anche prima, io sono andato via dalla politica perché ci sono stati dei momenti molto particolari, molto deludenti. E quindi mi era rimasto un po' il desiderio di poter realizzare quello che avevamo incominciato a fare 20 anni fa a Frosinone. Era rimasto sopito però perché poi preso dal lavoro, siccome a me il lavoro di medico mi ha dato grandi, grandi soddisfazioni, soprattutto umane, attento. E quello, e anche la politica nello stesso verso, forse apprezzando la mia umanità, anche nel campo politico aveva dato una bellissima soddisfazione. E oggi era rimasto questo sogno, questa specie di... C'era quasi un qualcosa di non detto, un cerchio, esatto, da chiudere. Di non detto, esatto. E quando mi è stato proposto da Massimo Ruspandini e da Fabio Tagliaferri, ci siamo incontrati all'improvviso, non c'era niente di studiato, niente di architettato. E mi ha detto, ma... tu sei una persona che ha rappresentato l'inizio del centrodestra vero a Frosinone. Perché non vieni con la nostra area? Ho detto, io ho accettato 3 minuti e non ho pensato a nulla. Ho detto sì, perché quel desiderio era rimasto sopito e mai riespuntato. Era un cerchio rimasto aperto. Andiamo a quel cerchio. Paolo Fanelli non è un sindaco qualunque di Frosinone. È un sindaco che a un certo punto incide e lascia un segno ben preciso nella storia politica del territorio, perché siamo al crollo dei partiti tradizionali. Va giù un intero sistema, c'è anche un diverso sistema elettorale, i sindaci non vengono eletti dall'aula, li sceglie direttamente il popolo. Per la prima volta il centrodestra si afferma a Frosinone e lo fa nel nome di Paolo Fanelli, che però a un certo punto si rivela una brutta sorpresa per la politica, perché ha un nome e uno spessore che gli consentono di non farsi tirare per la giacca, come molti pensavano, dicendo prendiamo il medico, poi i politici li facciamo noi. In realtà hanno scoperto che non era così. Beh, sicuramente. Guarda, medico, tra medico e tra medicina e politica ci sono delle interazioni. Ma io avevo mangiato politica da appena uscito fuori dalla culla, perché casa mia è stato un andare e venire di politica continuo tra mio nonno, sindaco ben 3 volte a Frosinone, e mio padre, che è stato 25 anni parlamentare. Quindi la politica, sottosegretario in almeno tre governi. E quindi 5 governi. È stato, ed era, quindi la politica viveva nel sottobosco della mia vita.
Per cui diciamo che quando è cominciata l'esperienza, anche perché era il momento in cui ci fu la crisi del sistema, perché venne fuori Berlusconi, era nel 94, poi entrò subito in crisi dopo un anno con Bossi, persero, fu l'ira di Dio, persero tutto il vantaggio che aveva preso dalle politiche, e io fui, all'epoca però avevo anche un grande maestro dietro le quinte, che era parte mio padre, con cui era molto legato, il senatore Romano Misservite, che ricordo con un immenso piacere, che era nel momento in cui voleva fare di Frosinone un laboratorio politico. Centrodestra ante litteram, perché era una destra ben individuata, certo, ma comunque con un'attenzione, con una vocazione centrista ben forte la sua amministrazione. Esatto. Pensavano di tirarla per la giacca, è vero? Ci provavano. Loro sicuramente sfruttarono il mio nome, sicuramente la politica in quel momento, ma era una causa accettabile tutto questo, perché poi il fine era quello di arrivare, per me era quello di arrivare nella stanza dei bottoni per poter fare quello che mi sarebbe piaciuto fare di Frosinone. E invece ancora il sistema era troppo impregnato di interessi personali, di interessi politici non a largo respiro, interessi di bottega. Ecco perché poi si è scatenato il putiferio. Diciamo che dopo i primi 6 mesi bellissimi, perché per me che era un topo di sale operatorie e di studi, vedere, ritornare alle mostre cinematografiche, ritornare alle opere, capire come funzionava un comune, per me è stata una grande novità. E devo dire che però dopo i primi 6 mesi si è rivelato quello che purtroppo era celato, era mal celato, ma era celato. Di fatto, cioè, lei non rispondeva a quelli che erano gli input e i desideri della politica, e a un certo punto dissero forse è meglio che lo mettiamo all'angolo. Lei all'angolo non ci si fece mettere, certo. Provarono a spingere ancora più forte con una lettera di dimissione in massa, lei disse sapete che c'è e adesso vi lascio col cerino in mano, e presentò le dimissioni. Tra le persone che capeggiarono quella lettera di dimissione in massa c'è l'attuale sindaco uscente Nicola Ottaviani. È anche questo un pezzettino del cerchio aperto? Beh, no, dico che Nicola è sempre stato, forse era molto giovane e molto, molto troppo rampante, troppo tumultuoso, però aveva un'intelligenza vigile, un'intelligenza, si vedeva già da allora che aveva voglia di fare la vera politica. Chiaro che poi nel momento in cui si sono tutti accorti che io ero diventato un freno a tutte le ambizioni personali, che io definivo non estremamente lecite, chiamiamole pure non lecite, ma era così. C'erano troppi interessi di bottega, non mi si può dire una persona che ha preso 40 voti viene da me e dice sindaco, tu fai quello che diciamo noi, perché dovevamo fare ristorare le fontanelle di Frosinone, fare un bel parco. C'era un impegno di pochi soldi, non erano tanti, disse no, questo lo decidiamo noi. Cioè quando uno si sente di ste cose, dice vabbè, ma allora 16.000 persone che mi hanno votato, ma allora qual è il potere che ha? Quello che oggi, caro Alessio, è quello che stiamo vedendo, che a parte quel momento particolare, ma stiamo assistendo ad una perdita di democrazia enorme. Il popolo non ha più nessun potere, si sta allontanando proprio per questo. D'altra parte, se alle amministrative di Roma ha votato meno del 50% delle persone, è un indizio molto pericoloso. Lei qualche giorno fa ha detto che la politica di oggi non la soddisfa, e anche per questo? Sicuramente. Non mi soddisfa la politica, e io la interpreto come lo stare fra la gente, prendere i problemi della gente e cercare di risolverli, quello significa far politica. Io sono stato, nel momento in cui c'è stata la candidatura, voi l'avete forse anche notato, cioè si sono levati degli scudi di personaggi, non li conosco, quelli che scrivono certe cose, però
come se io avessi ommacchiato il mio camice bianco per aver aderito a un io sono nato di centrodestra, insomma l'idea di destra è stata sempre la mia vocazione, poi il centro c'era anche la Democrazia Cristiana, tutte queste cose. Boh. Però dire queste cose non ho nemmeno risposto. Uomo di destra, dice Massimo Ruspandini, lo ricordo quando da giovanissimo lui poteva permettersi, nonostante fosse dichiaratamente di destra, di andare a qualsiasi ora in qualsiasi punto di Ceccano, che era una Stalingrado della ciociaria. C'era più rispetto per le opinioni diverse all'epoca? Sì. Sì, c'era più rispetto, basta pensare che all'epoca in cui dominava il paese, dominavano due grandi forze politiche, la Democrazia Cristiana e i comunisti. Io mi ricordo che mio padre mi raccontava che quando stava al governo, il famoso governo ombra del Partito Comunista, non c'era un potere assoluto di chi andava al potere, era un potere che divideva, non in facciata, perché in facciata si scontravano le idee, si scontravano il cuore della politica, ma tutto quello che era l'essenziale per i cittadini veniva diviso. Veniva compartecipato, perché... Parentesi per un attimo, per i non addetti ai lavori, il dottor Fanelli ha citato il governo ombra della sinistra. Negli anni in cui il paese veniva governato dalla Democrazia Cristiana, dalle forze di centro e laiche, all'opposizione c'era una forza come il Partito Comunista, che era il partito di sinistra più grande nell'Europa occidentale. Di fatto che cosa faceva? Creava un suo governo, ombra, con dei suoi ministri, che erano naturalmente all'opposizione, ma avevano competenza su quei temi, quindi dovevano o contrastare o fare delle proposte su quelle ben precise tematiche, come se fosse un governo parallelo di minoranza, di opposizione all'opposizione. E proprio per questo, quindi, dottore, lei ci diceva, all'epoca comunque il confronto era la base. Certo, era un confronto di idee, prima cosa. Cosa che oggi il confronto c'è, ma è mascherato, non è un confronto leale. Cioè, quando si combatteva per degli ideali c'era un altro spirito, oggi si combatte. Purtroppo una politica quotidiana molto, come dicevi tu prima, stavamo dicendo che il tempo è diventato ultra rapido. Prendiamo adesso quello che sta succedendo, quando la mattina io parlavo nel mio insediamento da presidente, lì parlavo di esempi della vita di tutti i giorni, una vecchietta che non riusciva a mangiare con una pensione da 500 euro che io ho incontrato alle poste, e da lì è venuto, c'era tutto, c'era la bolletta che la crisi energetica ha portato questo lo chiamo per i cittadini, è una legnata dopo una pandemia in cui per 2 anni non ha lavorato nessuno, e ci ritroviamo queste bollette 300-400 volte più alte. Lei ha citato in quel suo intervento anche un altro episodio che ci ha fatto capire con precisione quello che era il mondo nel quale si muoveva la politica qualche anno fa. Lei ha raccontato, insomma, suo padre più volte sottosegretario in 5 diversi governi, quindi la politica era di casa. A casa venivano a mangiare anche ministri. Venne, se non sbaglio, Gonella, sì, ministro della giustizia. Venne con De Gasperi insieme. A Frosinone. Sì, erano a Frosinone, in un'inaugurazione c'era Andreotti, De Gasperi e Bonella. E venne a inaugurare una cosa, non mi ricordo chi, però io partecipai al convito, perché mangiavano tutti a casa e a tavola, io ero nella parte profonda del tavolo, proprio quasi, però c'avevo di fronte a sinistra il ministro di Grazia e Giustizia. Mi cadde un tovagliolo, lo raccolsi e vidi che c'erano le scarpe rotte, sotto erano proprio rotte. E io, così istintivamente, da ragazzo di 16 anni, chiesi a mio padre: ma questo è il ministro di Grazia e Giustizia di mio padre? E va in giro con le scarpe sfondate. E mi rispose che questo ha una nobile famiglia, ma non ha il tempo per andarsi a comprare scarpe, sta facendo le leggi per l'Italia.
oppure De Gasperi che a fine pranzo usciamo nella scalinata di casa mia, c'era pronta la macchina con quattro motociclisti di scorta. All'epoca la stradale scortava, non c'erano i quelli che ci sono oggi, boh. E De Gasperi si fermò, chiamò il segretario e chiamò anche uno dei motociclisti: scusate, che ci fate qua? Dice: ma come, eccellenza, ma lei è il presidente del consiglio? Ma io non ho bisogno di scorte. Dice: io non ho fatto male a nessuno e sicuramente nessuno mi farà del male, per cui andate a casa dalle vostre famiglie. Cioè, era un mondo e una politica completamente diversa che lei ha cercato in qualche modo di portare. Si sente deluso dalla politica che ha incontrato o è stato un salutare bagno di realismo? Perché lei portava anche delle illusioni, una politica ideale, quella che aveva visto appunto con De Gasperi, con Gonella, col ministro di giustizia che ha le scarpe sfondate perché non è il tempo per comprarsele. Ecco, quel confronto con la politica come fu per lei? Capivo che stavo in un'altra epoca, non potevamo pretendere che... Solo che erano cambiati sì i tempi, ma era cambiata la gente. E quando mi sono insediato a sindaco di Frosinone, vedevo che la gente veniva, perché io ricevevo la gente al comune e poi la sera facevo le interviste televisive per risolvere i problemi del singolo cittadino, oltre che di... E perché questo era qualcosa che mi faceva appartenere alla piazza, alla polis, proprio di stare insieme alla gente. Prima era quello il leitmotiv. E la gente era, quando io ho delle foto molto belle dell'epoca degli anni 60, delle campagne elettorali dove in mezzo, subito dopo la guerra, c'erano distruzioni, no? Case, piazze dove c'erano tutte le cose distrutte, c'era questa gente, la maggior parte rurale, agricola, col volto che guardavano questi politici come se guardassero il verbo, come se la speranza, cosa che oggi, a parte nella mia epoca già era cominciato questo, ma oggi non è bello. Io mi sono trovato su un aereo a Roma tornando da Torino, ero andato a un congresso di ortopedia e mi ricordo che salì un esponente molto importante, era ministro, sì. No, non era ancora, era viceministro del governo. L'aereo era tutto pieno, lo imbarcarono perché doveva andare a Roma d'urgenza. Se fosse alzata una persona a salutare, a dire buongiorno, cioè... Non c'è più il rispetto, il valore, esatto, che veniva dato prima alle cose e alle persone. Lei a un certo punto ha detto: Frosinone ha avuto anche tante occasioni mancate, ha citato la villa comunale, ha citato l'urbanistica di quella città, lei aveva avviato, immaginato un lavoro diverso. Sì, avevo impostato, a parte la villa comunale che poi questi addetti stampa hanno riferito, hanno stravisato tutte le mie parole, perché nessuna multinazionale, era una, quello che adesso abbiamo, la McDonald's che sta proprio ai bordi della... Che, i bambini è pieno lì, avrebbero mantenuto, perché purtroppo queste cose vanno gestite bene, e ci doveva essere anche un bel parco per questi bambini, in modo che c'erano le casette McDonald's. Cioè il comune per me era quella la fine, cioè era anche un movimentare. Io dico: vado a Frosinone perché porto mio figlio alla villa dove si prende l'hamburgerino, le cose così. Era questa l'idea. Poi vabbè, è successo quello che è successo, sta lì, vabbè. E poi un'altra cosa, oggi quello che a me interessa di più è parlare di un mondo diverso, di ecologia. Perché il Parco Cosa che avevamo ideato con tutta la mia squadra era un rifare completamente quel tracciato, diventava un fiume, diciamo, bello da vedere, con le ciclabili intorno, con percorrere, saltare, e veniva fuori e si risanava tutto quel marciume che c'è, quindi ecologia. Dottore, con il suo ingresso
in Fratelli d'Italia, o meglio con il suo ritorno in politica e la presidenza onoraria di Fratelli d'Italia a Frosinone, parte improvvisamente un dialogo che sembrava impossibile e alla fine si ricompone il centrodestra a Frosinone per le prossime elezioni comunali. Qualcuno sostiene che la sua presenza, il suo spessore, abbia indotto a una riflessione, cioè dall'altra parte abbiano detto: momento, non li lasciamo andare come avevamo pensato, perché qui stanno cominciando a crescere fin troppo. Lei ritiene di avere contribuito a questo spostamento dell'ago della bilancia? Ma non solo io, penso con me tantissima gente in questo momento ha aderito a Fratelli d'Italia, ci sono tanti orfani e tanta gente che aveva desiderio di poter partecipare alla politica in un modo diverso, quindi non è solo la mia figura, sicuramente questo trend in salita continua ha fatto abbassare un po' le piume alla politica che c'era dall'altra parte. D'altra parte è un discorso di grande strategia politica, perché io dico che sia Fabio Tagliaferri che Massimo Ruspandini sono stati molto equilibrati, direi quasi democristiani, però attento, perché? Perché la loro strategia è quella di dire: un momento, ma io non posso stare in un angolo a blaterare e a cantare alla luna, dobbiamo operare, per ottenere le opere dobbiamo essere pesanti nella nostra area, dobbiamo nella nostra area combattere per i cittadini. Perché il nemico rimane sempre la sinistra, il nemico ideale, per carità, non me lo intendete. Però il stare nella nostra area e poter essere il primo partito, come si comincia a, perché a livello nazionale ci siamo, oramai si tratta con un altro periodo, si può veramente arrivare, perché la gente vede in questo partito, in questa Meloni, vede una persona coerente. Una persona che ha un grande spirito di, io non so se è capitato di sentire il discorso della Meloni che fa in ogni... Sa trascinare persone, insomma, che ha una gran bella dialettica, al di là poi delle opinioni, ma comunque le esprime benissimo. Sì, ma le mantiene, perché è una persona che ha incontrato la Meloni, una mia amica ha incontrato la Meloni in treno da Milano che tornava giù. Ha detto: è una persona di un'affabilità unica, una persona umana, si è messa lì a chiacchierare con me come se fosse una persona qualsiasi. Qui sto parlando di un mese fa. Di fatto quindi l'obiettivo adesso a Frosinone è quello di fare in modo che Fratelli d'Italia sia il primo partito per poter incidere e pesare nelle scelte di un centrodestra che dovesse vincere. Lei prima mi ha dato una definizione di Nicola Ottaviani, il candidato a raccoglierne l'eredità è di fatto Riccardo Mastrangeli, del quale cosa ci può dire? Ma insomma, mi sembra che sia, intanto quando fu all'epoca era deputato, quando fece l'esperienza a Frosinone, però era un deputato, secondo me, alle prime armi, era chiaro che era... Il periodo in cui l'ingresso della società civile. Non c'era stata la scuola, cioè prima una volta c'era la scuola di politica dove cominciavi nelle sezioni, poi andavi nei comuni, poi andavi nelle regioni, cioè c'era una scuola per cui imparavi l'amministrazione pubblica, imparavi anche il comportamento e anche il senso del mestiere del politico. Hai imparato nel frattempo? Mi penso proprio di sì, lo vedo molto più maturo, l'ultima volta che ci siamo visti è una persona adesso molto, molto equilibrata. Lei cosa si augura per Frosinone? Che ci sia un buon governo che cambi definitivamente tante cose in meglio, che sia una città più vivibile. Attento, Frosinone ha una grande pecca, che ha uno scarso ricambio di aria, è una conca. E allora io dico: queste cose vanno razionalizzate. Quando parlo di ecologia, e l'ecologia oggi è quello quando parliamo di bollette, perché? Perché noi dobbiamo rinsegnare, c'è la materia nelle elementari, ma non la fa nessuno, l'ecologia si fa pigliando questi ragazzini, portandoli a vedere come la discarica, come si impacchetta, come si imballa la famosa monnezza, per dire. E soprattutto la parte, io adesso mi sono accorto negli ultimi anni, ecco l'esperienza della vita, porto i miei capelli bianchi al servizio della città, ma
che rifacendo dei lavori di ristrutturazione mi sono accorto che oramai è tutto ecologico. I pannelli solari, in questo, e adesso lo pretenderò nel programma di Fratelli d'Italia, pannelli solari, quindi energia, corrente senza pagare, ok? E soprattutto un'altra cosa che mi è capitata, perché un architetto mi ha detto: ma no, ma tu che fai qua, la CEA, ma no, facciamo un bel bascone da 20 millilitri di raccolta delle acque reflue piovane. Io dico sì, e poi, io però so acque sempre, poi no, ci sono dei depuratori, l'acqua che arriva dentro è per fare la doccia, l'acqua che arriva dentro è quasi da bere con i depuratori, ma si recupera, perché noi ce l'abbiamo in cielo questa roba e non l'abbiamo abbandonata, ecco lì un governo anche, no? Ma quindi lei immagina una Frosinone più green, Fratelli, Fratelli Verdi. Io dico comune, chiamerei una banca, direi: ho bisogno di fare a tutti quelli che hanno, Frosinone è molto rurale, quindi sono tutte case un po' sparse, fare queste due cose per ogni casa, io comune anticipo con la banca, che con il comune da garante, paghiamo 80 euro al mese per mettere su. Oggi una vasca da 20.000 litri ci vogliono 4-5.000 euro, altrettanti per... E non per... paghiamo la bolletta di Acea. E lasciamo sta l'Acea, lasciamo sta un altro La discorso. Rivoluzione fatta senza carte bollate. Ci vediamo subito dopo le elezioni, grazie al dottor Paolo Fanelli. Grazie. Appuntamento tra una settimana, stessa ora, stessa rete.